Do il benvenuto a questo secondo appuntamento del ciclo che stiamo facendo di incontri dedicati a preparare appunto la fase 2 di questa emergenza coronavirus. Oggi, la volta scorsa, per chi c'era, abbiamo parlato più di temi a noi familiari, quelli legati alla disinfestazione e a scenari che ci auspichiamo e pensiamo di poter trovare in questa fase 2. Oggi ci dedichiamo ad argomenti un pochino diversi, ma altrettanto importanti e economici, e lo facciamo con un relatore di tutto rispetto. Sarà un pochino diversa l'organizzazione dell'ora, dei 60 minuti. La volta scorsa era più una tavola rotonda, quindi più diciamo persone relatori che parlavano. Oggi invece sarà proprio una presentazione con un PowerPoint, per cui insomma ci sarà comunque la possibilità di intervenire, interagire, anzi vi invito a fare tutte le domande che riterrete opportune perché verranno assolutamente risposte nel corso di questo incontro. L'ho già detto, ma per chi si dovesse collegare adesso, audio e video sono disattivati, questo per evitare un po' di confusione, ma utilizzate per le domande al relatore, se possibile, la chat che vedete si chiama Q&A. Lì potete fare tutte le domande per il professor Papa. La chat invece usiamola tranquillamente per tutte le necessità organizzative. Quindi do il benvenuto ufficialmente al professor Fabio Papa, che ci parlerà di piccole e medie imprese e coronavirus, scenari economici e strategie per contrastare questa crisi. Il professore è un professore universitario di economia e gestione aziendale, direttore scientifico di IAER, che è un centro di ricerca applicata specializzato nel supporto alle piccole e medie imprese. Quindi direi proprio quello che fa al caso nostro, perché siamo principalmente piccole e medie imprese. Io direi che lascio la parola così non rubo altro tempo e grazie mille per essere qui con noi. Grazie, grazie mille Valentina, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Cercherò di essere breve, conciso, di andare dritti al punto e di fornirvi le informazioni necessarie agli imprenditori della piccola e media impresa per contrastare un momento sicuramente non semplice. Mi fermerò ogni tanto per raccogliere le vostre domande, così non diventa un monologo, ma siamo interattivi e proviamo a dialogare insieme. Vado rapidamente al punto, saltando obiettivi della sessione e lavorando direttamente con voi su quello che è lo scenario mondiale. Mi concentro su un dato che vi mostro subito qui, in questa slide. Il dato è che noi parliamo di fase 2, giustamente lo ha in qualche modo appena citato Valentina, ma ci dovremmo ricordare che questa fase 2 è sì appena iniziata, ma è una fase 2 che per chi fa impresa in questo momento è necessario che si ricordi e che ci ricordiamo che sarà una fase 2 molto lunga. Perché? Questi sono i dati aggiornati a ieri, sono gli ultimi dati disponibili dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che ci fa vedere la curva epidemica al 6 maggio 2020. E come vedete, non si può dire che a livello mondiale la situazione sia ancora sotto controllo, tutt'altro. Questo cosa vuol dire dal punto di vista business? Vuol dire che chi sta facendo impresa come voi, come molti imprenditori, penso a alcuni imprenditori importanti della piccola e media impresa che saluto, come Daniele Pellacani, che magari ci sta sentendo di Atiservice, ma la stessa Valentina e altri ragazzi che fanno impresa, devono avere in mente che non si tratta di un momento, quella fase 2, che si esaurisce in un mese, ma in una situazione che durerà diversi mesi, probabilmente più di un quadrimestre, almeno perché abbiamo bisogno di mentalizzare quello che vedo parlando con le imprese, che non è un momento questa fase 2, ma è un processo molto lungo. I dati a livello mondo, a livello aggregato, come quelli che vi ho appena mostrato, vi sto mostrando in questa slide, parlano chiaro. Non siamo ancora fuori dall'emergenza, né di natura sanitaria, né di natura economica, che è appena iniziata, e probabilmente l'emergenza sociale di cui parleremo è appena agli inizi. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante, cioè che questo Covid-19 ha colpito immediatamente a livello globale soprattutto i settori di cui potete vedere all'interno della slide. Poi il tutto si è esteso a macchia d'olio fino fondamentalmente a colpire tutti gli ambiti dell'economia, da imprese grandi a imprese piccole, imprese di natura a conduzione familiare piuttosto che imprese che hanno governance, forme di governance diverse. Il punto però è questo, il punto è che
Le borse, guardate qui, questo è un dato importante, sono fondamentalmente crollate durante questo periodo in tutto il mondo. I crolli sono stati importanti. E cosa vuol dire che le borse sono crollate? Vuol dire che da qui ai prossimi 4-6 mesi l'economia reale, ahimè, avrà un tracollo importante che dopo vedremo a quanto può ammontare. Questo è importante perché come sempre il nostro appassionato imprenditore Daniele Pellacani sa, le borse anticipano di 5-6 mesi il ciclo economico dell'economia reale. Quindi vuol dire che se noi abbiamo un'area euro del meno 20%, okay, a livello borsistico, vuol dire che da qui ai prossimi mesi, ahimè, non avremo sicuramente un meno 20%, ma in Europa non ci possiamo aspettare nulla di buono. Questo lo confermano anche le previsioni. Quindi però abbiamo previsioni di altra natura che adesso vediamo. Quindi due messaggi. La fase 2 è appena iniziata, ma sarà lunga. Sarà lunga e sarà caratterizzata dal fatto che purtroppo l'economia reale risponderà progressivamente e lentamente allo shock del Covid-19 e nel medio-breve termine purtroppo poche cose cambieranno rispetto a quelle che viviamo oggi. Ce lo conferma anche l'andamento del mercato borsistico che, come vedete, a livello mondiale, la terza colonna qui sulla destra, fondamentalmente è crollato in tutto il mondo. C'è solo la Cina che sta timidamente riprendendosi, a breve parleremo di Cina. A livello mondiale cosa sta succedendo ancora oggi? C'è un'opacità, continua opacità della Cina che addirittura ora si teme possa avere in qualche modo dei legami anche con l'Organizzazione Mondiale della Salute per ciò che concerne la diffusione di dati più o meno, diciamo, non così corretti. C'è una continua imprudenza degli Stati Uniti che in qualche modo all'inizio si erano dimostrati scettici rispetto al Covid-19. State vedendo in questi giorni cosa sta accadendo negli Stati Uniti, in particolare come l'economia reale degli Stati Uniti ha avuto un tracollo per quanto riguarda per esempio gli occupati. C'è stato un boom della disoccupazione enorme e a distanza di mesi, abbastanza vergognosa come cosa in Europa, c'è una continua disunione, una continua politica che non riesce a dare risposte concrete all'economia reale che, come avete visto, ahimè, continua a soffrire. Quindi abbiamo tre scenari non particolarmente promettenti, con però un dato importante. Il dato importante, come ho già avuto modo di dire diverse volte in questi mesi, è che noi non dobbiamo sottovalutare quello che sta accadendo, per una ragione, perché lo shock di natura economica, come vedete qui, sia a livello di commercio che di manifatture e anche di servizi, a voi interessa molto questo ambito, purtroppo lo shock è stato ben superiore rispetto a quello del 2008-2009. Cosa vuol dire operativamente? E poi qui mi fermo subito, così se ci sono degli interventi, delle domande, possiamo iniziare già a confrontarci. Vuol dire che quello che succederà da dopo il Covid-19, ok, da oggi fino a qualche anno, sarà un qualcosa che trasformerà l'economia, le imprese, la realtà imprenditoriale di tutte, le realtà imprenditoriali di tutto il mondo, comprese le vostre. E dobbiamo iniziare a prepararci sin da ora. Chi è più veloce, chi è più efficace, chi è realista, chi, permettetemi, non vive di filosofia, ma vive di approcci concreti, imprenditoriali e, diciamo, di un sano realismo, può capire che deve iniziare a prepararsi a livello organizzativo, strategico, economico, finanziario. Perché lo shock, come avete visto, è ben superiore a livello economico rispetto a quello che è stato il 2008-2009. E chiudo dicendo questa prima fase, che noi come Italia, ok, dallo shock 2008-2009 ci siamo ripresi, se va bene, attorno al 2015-2016. Quindi questo vi fa capire l'entità del problema che stiamo affrontando. Sentiamo se ci sono delle domande. Chiedo a Valentina supporto. Certo, sono qua. Al momento vedo due mani alzate, che purtroppo, ripeto, è difficile dare l'audio. Quindi nel caso vogliate scrivere, per cortesia, utilizzare o Q&A o chat. Al momento non vedo domande scritte, perché credo che ci si debba ancora un attimo scaldare. Perfetto, perfetto. Allora vuol dire, Valentina, che sono stato chiarissimo, che posso andare avanti. Esatto, esatto. Per farla breve, quindi, un altro messaggio operativo è: prepariamoci, perché lo shock sarà importante, sarà pesante e non ha a che fare solo con il lato dell'offerta, come molti hanno spiegato, cioè che le imprese sono in qualche modo rimaste immobili a causa del Covid-19, ma chiaramente avrà a che fare anche col lato della domanda. Quindi vuol dire sia i privati che anche altre imprese avranno difficoltà nell'avere accesso velocemente a che cosa? A liquidità e alla possibilità di tornare a spendere soldi velocemente.
Il problema di cui sto parlando è testimoniato anche da un dato storico di cui molti forse non hanno conoscenza, cioè la Cina dal 1991-92 non aveva mai, e dico mai, registrato un quadrimestre con segno meno davanti. Dovete immaginare che la Cina si è aperta al mondo nel 1978, quindi un processo di crescita lunghissimo, dal 90-91-92 non ha mai avuto problemi di crescita economica. Come vedete, il Covid invece, evento storico, nel primo quadrimestre 2020 ha distrutto letteralmente l'imperiosa crescita cinese. Quindi fa capire quanto è stata violenta, okay, la portata dello shock. Ma andiamo avanti, perché non è finita. Parliamo di Cina, parliamo della capacità della Cina di rivitalizzare velocemente il concetto di resilienza, no? Di resistere velocemente e efficacemente agli shock esogeni. La Cina è molto resiliente come economia, perché la Banca Mondiale ci dice che laddove dovesse andare male, nel 2020 la Cina non crescerà. Laddove invece dovesse andare mediamente bene, la Cina comunque si riprenderà, non crescerà al 6,8, 6,6, 6,1 come gli scorsi anni, ma a un, diciamo, buono e direi, come posso dire, apprezzabile 2,3%. La cosa ancora più interessante è che la stessa Cina, attorno al 2021, crescerà del 7,7% o se va male del 5,5%. Cosa vuol dire? Ci sarà un forte rimbalzo di questa straordinaria nazione e ci sarà, che cosa? Una crescita imperiosa che tornerà a muovere nuovamente l'economia mondiale. Non sto a soffermarmi sugli altri dati delle altre economie, ma l'altro messaggio che vi voglio dare è che la Cina è già ripartita, ok, chiaramente sta ripartendo lentamente, ci vorrà un po' di tempo per stabilizzarsi, attorno però al 2000, fine 2020, inizio 2021, tornerà a correre nuovamente e la cosa interessante è che nel 2021 le previsioni sono ottime, quindi questo potrebbe essere di incoraggiamento per chi ci ascolta. Andiamo avanti velocemente perché vi faccio vedere un'altra cosa che ha a che fare invece con lo scenario mondiale. Lo scenario mondiale perché è interessante? Perché fondamentalmente se noi ci soffermiamo su questo tipo di grafico, in particolare su questa parte qui, che è quella un po' più aggiornata rispetto alle previsioni che diedero in maniera nefasta prima il Fondo Monetario Internazionale e poi tutti gli altri a seguire, noi come mondo purtroppo quest'anno cresceremo, se va bene, allo 0%. Okay? Quindi il mondo quest'anno purtroppo a causa del Covid-19 non crescerà, mentre come vi ho già spiegato prima, così come per la Cina ci sarà un rimbalzo, anche per l'economia mondiale ci sarà un rimbalzo previsto, certificato da tutte le principali istituzioni economiche, che addirittura, udite udite, ci farà crescere oltre il 4%. Quindi anche in questo caso, altro messaggio culturale, nel 2020 ci sarà da soffrire, soprattutto in Italia, adesso lo vedremo, mentre per quanto riguarda il 2021 possiamo sperare in una ripresa, un rimbalzo economico, ma dobbiamo stare attenti ad alcune questioni che a breve vediamo. Valentina, ci sono domande o posso procedere? Ci sono delle domande. Prego. Allora, Paolo chiede, quali sono i settori che sono in crescita? Lo vediamo brevissimo, se volete ve lo anticipo. Sono tre fondamentalmente, solo tre per il momento. Il primo purtroppo, sono solo tre purtroppo, mi viene a dire sarebbe bello fossero di più, soprattutto in Italia, parlo dell'Italia. Il primo è quello chimico-farmaceutico. Il secondo è quello del commercio ambito farma al dettaglio, il terzo è quello dell'information and communication technology, quindi vuol dire tutte quelle aziende che si occupano di digitalizzazione, di sviluppo di software, di applicativi, che chiaramente in questo momento sono di fondamentale importanza. Sono solo tre, lo vedremo a breve quando parleremo di Italia. C'è altro? Sì, direi che questa è una domanda che, a cui abbiamo dato un assist probabilmente con la risposta. Mi viene chiesto, bisognerà investire nell'ambito del Covid, nel senso specializzarsi nelle sanificazioni e tutto ciò che riguarda il Covid? Risposta, in questo momento la risposta è sì, assolutamente, nel senso che sebbene non sia facile dire questa è la ricetta, ok? Sicuramente oggi io frequento un centinaio, 100-150 aziende all'anno, piccole e medie imprese familiari, c'è un'estrema domanda, una domanda importantissima per ciò che concerne il discorso delle sanificazioni. Le imprese hanno paura, hanno bisogno di dare, sicurezza ai propri dipendenti, quindi le sanificazioni avranno un boom almeno da qui a fine anno, In realtà l'onda lunga del Covid, di cui poi parleremo, potrebbe portare ad avere un rimbalzo della domanda ulteriore
si ritiene almeno fino alla prossima metà dell'anno, quindi 2021. Quindi la risposta è assolutamente sì, c'è molta crescita in questo ambito e molta richiesta assolutamente. Perfetto, grazie. Ok, grazie. Procediamo quindi con lo scenario italiano. Allora, primo dato interessante sull'Italia che ci deve far riflettere. In realtà noi dalla crisi economico-finanziaria 2008-2009 non ci siamo mai ripresi. Nel senso che a livello di prodotto interno lordo, se voi considerate come riferimento il 2007, quindi l'anno pre-crisi, questo è l'andamento, la linea blu, che voi vedete, ok, che voi vedete per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Come vedete, non ci vuole una laurea in ingegneria nucleare per capire che non ci siamo mai ripresi a livello di creazione di valore aggregato. L'unica cosa che ha funzionato è stato l'export. Come vedete ha preso una botta fortissima attorno all'8-9, dopodiché si è ripreso e addirittura è andato in crescendo fino a superare in maniera importante i livelli pre-crisi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se già il 2008-9 ha dato una botta fortissima al prodotto interno lordo e l'ha fatto cadere giù, voi immaginatevi che cosa vuol dire assorbire uno shock che è stato ben più potente, okay, rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2008-2009. Ci saranno ripercussioni enormi sull'economia italiana e l'economia mondiale, ci dobbiamo preparare, a breve vediamo come. L'idea però è, attenzione, rimanere agganciati a una mentalità internazionale, ad aziende che esportano, ad aziende, per esempio voi potreste anche avere un business localizzato, ma lavorare per aziende che esportano tanto. Queste aziende che esportano tanto mediamente sono aziende che avranno sempre più domanda, che chiederanno sempre più servizi, perché saranno le aziende che si riprenderanno più velocemente. È scientificamente dimostrato, non lo dico solo io, lo dicono tantissimi miei illustri colleghi, che le imprese che reagiranno meglio alla crisi economico-finanziaria da Covid-19 sono quelle più esposte ai mercati internazionali. Operativamente, se io sono un'azienda che lavora solo su Milano, solo su Bologna, eccetera, ma servo clientela molto internazionalizzata o comunque una clientela di un certo tipo, o anche con un, diciamo, posizionata non in basso, ma a un livello medio-alto-alto, ho molte più speranze di essere resiliente, di accelerare. Vado avanti, poi se ci sono altre domande mi fermo subito. Un paio di dati importanti. Come saremo messi in Italia, oltre ai discorsi fatti adesso sul prodotto interno lordo e la sua evoluzione? Allora, il 19 già non andavamo troppo bene. Come vi ricorderete, il 2019 è stato un anno molto più lento a livello di prodotto interno lordo, anche se oggi, fino a ieri ci lamentavamo che il 19 era un anno negativo, adesso osanniamo il 2019. Se voi guardate il 2019 come prodotto interno lordo, eravamo a un più 0,3%, quindi ben lontani dal dire che eravamo un paese in crescita. Nel 2020 sprofonderemo, probabilmente addirittura più del 6%, rimbalzeremo nel 2021. Attenzione, rimbalzo non vuol dire che diventeremo più ricchi, semplicemente che dopo un tracollo profondissimo rivedremo evidentemente nel secondo semestre 2021 la luce in fondo al tunnel. Sugli investimenti, eccetera, non mi sto dilungare perché abbiamo poco tempo, una cosa è certa, si bloccherà gran parte degli investimenti a livello aggregato. Mi vengono in mente settori come il mondo dell'edilizia, mi vengono in mente settori come il mondo dell'automotive, mi vengono in mente settori simili e vicini, diciamo assimilabili a questi ambiti, come il mondo delle presse, il mondo, diciamo, dell'industria pesante, che subirà una profonda battuta d'arresto. Ma vado avanti perché ritorno sulla domanda di prima, e cioè, ma quali sono quei settori che avranno meno problemi? Ecco, lo vedete, sono solo tre, ve li ho già anticipati prima: il pharma, il commercio di prodotti farmaceutici e l'information communication technology. Tutti gli altri purtroppo aumenteranno in media il rischio di poter, ahimè, saltare in aria. Una cosa su questo lo dico perché io sono molto arrabbiato con gli imprenditori italiani, quindi Valentina, permettimi lo sfogo. Noi stiamo pensando una cosa assurda in questi mesi, in queste settimane, cioè che siccome il Covid-19 è stato ha rappresentato uno shock terribile e sarà terribile da quei prossimi mesi, allora le imprese stanno soffrendo per questa ragione. Risposta: sbagliato, non è così. Le imprese italiane erano già insostenibili prima del Covid-19, spesso a livello economico, nel senso che non facevano marginalità reale, andavano avanti grazie al debito bancario e non sapevano gestire le entrate e le uscite. Quindi già si viveva in un contesto di enorme precarietà
dove, come dico sempre, avevamo tantissime imprese. In Italia abbiamo 4,5 milioni di imprese. Di questi 4,5 milioni di imprese, diciamo il buon 80-85% lavorava a debito. Anticipi fatture, RIBA, enormi quantità di debito bancario, enormi quantità di debiti tributari, enormi quantità di debiti non saldati spesso con i fornitori, TFR dei propri dipendenti che invece di accantonare ce li si magnava, eccetera, eccetera. Morale della favola, questa insostenibilità col Covid-19 si è amplificata ancora di più. Ma non veniamoci a raccontare che stiamo soffrendo perché c'è il Covid-19, perché imprese solide che in questo momento sono fatturato zero stanno comunque resistendo grazie alla liquidità e alla buona gestione che fu. Quindi occhio, perché per gli imprenditori, i manager, i professionisti che mi ascoltano, questa è una lezione di gestione aziendale. Bisogna imparare da questa situazione, bisogna imparare a gestire le imprese, una volta per tutte. Non sarà la banca a insegnarvi come gestire l'azienda, non sarà il commercialista, che fa di solito anche l'esorcista, a insegnarvi come si gestisce l'azienda, dovete essere voi, ok? Basta fare i piloti d'aereo senza il brevetto, perché prima o poi l'aereo va giù e si inabissa. Dopo queste provocazioni, Valentina, ci sono domande? Ce ne sono. Bene. Bene. Allora, la prima è, mi sembra che il boom lo abbiano i venditori di apparecchi per l'ozono. Molta confusione sulla sanificazione per quanto riguarda l'andamento economico delle aziende manifatturiere. Penso che avremo un altro blocco. Per quel che ne so, stock di materiali sono bloccati perché anche all'estero non comprano. È assolutamente vero, è assolutamente così. La situazione, quelli che diciamo i fenomeni dell'economia chiamano la supply chain, no? Cioè le catene di fornitura, sono assolutamente diciamo fragili, perché invece di comprare a Cormano piuttosto che a Bresso, piuttosto che a Sesto San Giovanni, la moda degli ultimi 25 anni con la globalizzazione imperante era di comprare a Wuhan o di comprare a Guangzhou. Ecco, pian piano stiamo capendo che questo modello non è così sostenibile, che dobbiamo imparare a conoscere i territori. Quindi sicuramente confermo lo scenario delineato. Ok, prima di passare ad altre domande, vedo delle mani alzate. Ripeto che purtroppo l'audio e il video sono disattivati, quindi per qualunque cosa vi prego di usare la chat e scrivere, oppure Q&A per le domande. Un'altra domanda è, lei pensa che il settore florovivaistico e ortofrutticolo avranno un tracollo importante? Ma allora, la risposta è dipende, nel senso che dipende da quanto la crisi, diciamo, sarà lenta e persistente, mettiamola così, lenta nello svanire. Non è semplice dirlo, una cosa è certa, il problema non è solo legato al settore specifico, ma tutto quello che ruota attorno, e anche un'altra cosa che io non ho citato perché non amo parlare di politica, ma anche sarà anche legata alla qualità e alla tempestività di quelli che sono i governanti. Purtroppo in questo momento storico l'Italia e l'Europa non sono particolarmente veloci. Abbiamo visto che in Cina stanno ripartendo perché, sebbene sia molto discutibile la gestione politica cinese, c'è una velocità decisionale che qui non abbiamo. E quindi tanto più saremo lenti, tanto più i settori citati, ma non solo, questi due sicuramente saranno parecchio colpiti, soffriranno. Quindi l'idea è sbrighiamoci, cari governanti, perché le imprese soffrono e già erano messe male prima, adesso il rischio è che si vada ancora più in basso. Un'altra domanda è, il nostro settore, quindi disinfestazione professionale e disinfezione, perché oramai vanno a braccetto, come lo vede? Ma io lo vedo bene, il problema da voi sarà solo uno, sarà solo incassare i soldi che in qualche modo i vostri clienti vi prometteranno. Nel senso che il problema oggi è uno, ascoltatemi bene, si chiama imparare a fare selezione del parco clienti. In tempi di crisi le aziende 2008, 9, 10, 11, 12, 13, quando c'è stata la crisi importante, hanno imparato che grazie alla selezione del parco clienti, quindi qualificare bene il soggetto a cui sto vendendo, capire chi è, chi non è, se pagherà, se ha capacità di essere solvibile oppure no, fa la differenza. Quindi sicuramente ci sarà una domanda molto elevata nel vostro settore, bisogna che però voi vi sinceriate del fatto che queste persone, aziende, privati, possano pagare, perché laddove così non fosse, vi trovereste con un buco di natura finanziaria enorme. Un'altra domanda, poi vediamo, mi dica lei, vorrei sapere le previsioni economiche per le regioni che lavorano prevalentemente con il turismo.
Allora, se vi devo dire la verità, le previsioni economiche sono drammatiche, nel senso che il report mi è arrivato neanche un'ora fa dai colleghi che si occupano di questo, le previsioni sono drammatiche per tre ordini di ragioni. Il primo è che purtroppo la domanda estera è fondamentalmente a livelli sotto zero. La seconda ragione è che il turismo, anche locale, è osteggiato dal fatto che non abbiamo ancora contezza, a causa del fatto che il famoso fattore R-0 non si riesce a quantificare, di quando effettivamente potremo eventualmente muoverci. La terza questione, non neghiamola, è che le imprese del turismo erano già molto fragili prima, vivevano di una ciclicità che veniva data in qualche modo, no, per assodato, no? Il fatto che d'estate si lavora in un certo modo, a certi ritmi, è probabile che alcuni possano addirittura non avere la capacità economico-finanziaria e neanche organizzativa per poter fare degli investimenti, seppur piccoli, per poter ripartire. Quindi sarà un'estate nera per il turismo italiano, ahimè, e sarà un grosso problema per la nostra economia. Un'ultima domanda, la crisi coinvolgerà in modo uniforme il territorio nazionale oppure vi potranno essere sensibili differenze? No. La risposta è che ci saranno sensibili differenze, vi spiego perché. Tutti dicono che questa è una crisi democratica, in realtà non è assolutamente democratica, non è assolutamente simmetrica, per una ragione, perché ci sono regioni e territori che sono colpiti più pesantemente o meno pesantemente, ma ci sono anche regioni e territori comuni, aree dell'Italia, ma dell'Europa, del mondo, che hanno poi la capacità di reagire. Esempio concreto, un'azienda che ha esercitato la buona gestione oggi, fino ad oggi o fino a due mesi fa, oggi si pone l'idea di fare che cosa? Magari di acquisire altre realtà. Ci sono imprenditori che mi chiedono, dico, ma chi posso acquisire oggi? Perché io ho gestito bene, mi posso permettere di... Ecco, questa è, diciamo, una fetta del 4-5% dell'economia italiana. E poi ci sono tutti gli altri che invece dicono, ma ce la farò a riaprire? E se sì, mi dovrò indebitare ancora più di prima. Quindi il punto è, questo è un momento di grande difficoltà, dove chi non gestiva bene prima oggi è molto penalizzato. Quindi non saremo colpiti tutti allo stesso modo e non ripartiremo tutti allo stesso modo. Leggo soltanto l'osservazione perché ho appena visto che abbiamo collegato anche il presidente della nostra associazione di categoria. Buonasera. Che riporta oggi incontro con Salvini, la Federalberghi stanno decidendo se aprire per il rischio penale del titolare senza avere delle linee guida certe, immagino a livello anche di disinfezione. Certo. Rischio di impresa del titolare in una fase di incertezza e mancanza di regole, quindi comunque da valorare. Sì, dico solo una cosa su questo, poi andiamo avanti. Voi dovete sapere che in Italia ci sono 60 milioni di abitanti e solo 4 milioni e mezzo di imprenditori, ok? Abbiamo già detto tutto, cioè nel senso che chi fa impresa in Italia è un eroe, è molto difficile fare impresa in Italia, è molto difficile fare impresa senza certezza di regole, in un momento dove chi fa impresa deve addirittura accollarsi dei rischi di natura penale nonostante dia da mangiare alla restante parte di quelli che non sono 4 milioni e mezzo di imprenditori. Quindi siamo alla pazzia assoluta, ma ripeto, non mi addentro in temi di natura politica perché sono un umile docente universitario e preferisco rimanere super partes. Andiamo avanti? Le domande, però direi andiamo avanti e poi le recuperiamo. Perfetto, perfetto. Allora andiamo avanti. Salto questa slide sui prestiti perché ne parliamo dopo. Andiamo a un qualcosa di un pochino più ottimistico, così almeno andiamo a cena, visto che tra poco mi dicono qualcuno vuole giustamente mangiare, anche se spero di non aver, come si dice in qualche luogo d'Italia, intossicato la cena a nessuno. Speriamo di no. Allora, ci sono comunque molte opportunità in questo momento storico, perché ricordatevi che quando ci sono le crisi, chi rimane lucido riesce ad andare addirittura meglio di quando non c'era la crisi. Questa cosa l'ho studiata soprattutto nel periodo 2008, 9, 10, 11, 12, 13, stando al fianco di imprenditori che vivevano anche in settori particolarmente in sofferenza, ma rimanendo lucidi riuscivano a fare le mosse giuste. Vediamo quali sono le opportunità e poi le azioni operative per la piccola e media impresa familiare, che ricordo rappresenta l'azienda familiare italiana l'85%. Dell'economia
delle piccole e medie imprese italiane e il 98% a livello aggregato, danno da mangiare al 70% della popolazione italiana. Quindi stiamo parlando praticamente della spina dorsale dell'economia nazionale. Che opportunità ci sono? Vediamola. Allora, la prima, viviamo ancora in un paese altamente, diciamo, popolato, molto popoloso come luogo, l'Italia, il che vuol dire in termini economici che ci sono tanti potenziali clienti, consumatori, acquirenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia è, assieme in buona compagnia, parliamo dell'Europa, di altri paesi come la Germania, quelli che vedete citati, i nostri cugini o nemici vari, un paese ad altissimo potenziale di mercato, nonostante ci siano tutti questi problemi qui. Il potenziale di mercato è localizzato soprattutto, ok, non solo, diciamo, all'interno di tutto il territorio domestico, perché ci sono tante persone che ci vivono o perché ci sono 4 milioni e mezzo di aziende. Tra parentesi, ricordo per chi se lo scorda ogni tanto che siamo anche la seconda potenza manifatturiera d'Europa, la settima potenza manifatturiera a livello mondiale, e vedremo ancora quali eccellenze ci riservano le statistiche che vi faccio vedere a breve. Altra cosa interessante. Il nostro è un paese che a livello di anzianità è terzo al mondo. Okay? Prima di noi ci sono solo il Principato di Monaco e il Giappone, poi c'è la Germania. Tralasciando i paesi più giovani al mondo, dove tra 30, 40, 50 anni, se si disciplinano, si spera ci sarà un boom economico, ma ci vuole ancora tanto tempo, da qui ai prossimi anni si apriranno dei nuovi segmenti di mercato per soggetti alto spendenti. Questo perché? È molto semplice. Perché oggi i giovani hanno molto meno reddito dei senior, ok? E questi senior qui saranno sempre più alto spendenti da qui ai prossimi anni. Quindi la domanda per un imprenditore è: ma io che faccio impresa, che tipo di prodotti e servizi posso eventualmente sviluppare per una popolazione senior? Perché queste persone avranno bisogni, avranno necessità nuove, saranno più tecnologici, ma soprattutto saranno più, diciamo, saranno più propensi a spendere rispetto ai giovani e avranno anche un'altra cosa, un'aspettativa di vita sempre più lunga. Quindi su questo, questa è un'altra opportunità. Ma ce ne sono ancora altre. La terza è questa. Ci piangiamo addosso, in Italia siamo maestri nel fare questo, ma, attenzione, siamo la nona potenza a livello mondo per ricchezza assoluta. Questi sono dati ufficiali, gli ultimi disponibili. In realtà non mi vanto nel dirlo perché non è molto bello da dire, ma se noi dovessimo in qualche modo considerare anche l'economia sommersa, saremmo al di sopra sicuramente di Francia e anche Regno Unito. Quindi vi lascio immaginare, dopo vi fornirò dei dati su questo fronte, quanto il paese dove siamo seduti in questo momento, dove viviamo, sia ancora ricco, nonostante tutti i problemi che ci sono. Vado avanti su un'ultima slide e poi ci sono altre domande, vedo. Ricchezza delle famiglie. Noi siamo un paese che non solo è il nono più ricco al mondo, ma abbiamo l'ottava potenza economica a livello mondiale per ricchezza delle famiglie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi ci rivolgiamo a famiglie, al di là delle famiglie imprenditoriali, parlo delle famiglie italiane, stiamo parlando di persone ancora patrimonializzate, persone che hanno ancora dei soldini, persone che sono ancora desiderose di spendere, lo saranno ancora di più da quei prossimi mesi. Questo è un altro dato interessante. Chiudo con un'altra curiosità e poi davvero accetto domande, che è la seguente, questa la conoscono in pochi, e cioè che l'Italia è il quarto paese al mondo, okay, per disponibilità di riserve auree. Le riserve auree, per chi non lo sapesse, rappresentano il controvalore in oro che bisogna avere nelle banche rispetto al circolante che gira come controvalore. Quindi vuol dire che in Italia girano tanti di quei soldini che, come vedete, siamo quarti al mondo. Quindi tutto siamo tranne che poveri, c'è ancora speranza. Valentina, che domande ci sono? Abbiamo, buonasera. Nel condividere che molte gestioni aziendali non sono ottimali, la nostra azienda al momento non ha bisogno di aiuti, ma il consulente ci dice di usufruire comunque dei prestiti liquidità messi a disposizione dal governo. Lei pensa si debba comunque accedere a queste richieste o attendere di averne davvero bisogno? La risposta è questa, bisognerebbe guardare i dati, ok? Ma per fornire delle linee guida, ok, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, l'idea è la seguente. L'idea è che se un'impresa è molto liquida, ok? Molto liquida vuol dire fondamentalmente che avete 2/3 volte i soldi nei conti correnti aziendali, ok? Rispetto a quelli che vi servono per pagare in un mese stipendi e fornitori, il che è praticamente quasi impossibile per il 95% delle aziende italiane,
avere tre volte i soldi di quelli che servono per pagare stipendi e fornitori e banche il mese stesso. Se voi siete in questa, diciamo, situazione aurea, allora direi che per ora non serve affrettarsi. Se invece siete in una situazione non aurea, cioè il contrario di quello che vi ho appena detto prima, qual è l'idea del consulente oggi? L'idea è, guarda, per non saperne leggere né scrivere è meglio che tu ti copri, perché laddove ci dovesse essere una nuova bufera, tu potresti andare in crisi di liquidità. Quindi, qual è la scelta più giusta oggi? La scelta più giusta è comunque una scelta conservativa, cioè vuol dire cercare di avere liquidità, anche magari ferma in un conto corrente, anche presa a prestito, anche garantita dallo Stato, o magari presa con i canali ordinari, per dire, ok, noi abbiamo un salvadanaio, e lì, siamo fermi, cioè l'abbiamo lì. Chiaramente, senza però guardare i bilanci e i numeri, magari questa è un'azienda che ha 15 milioni di euro nel cassetto e ha solo un milione di euro da pagare ogni mese, tra virgolette, diventa difficile dirlo. Però in generale il consiglio operativo è questo. Se potete avere accesso ai canali bancari, fatelo, chiaramente in questa formula. La formula è medio-lungo termine, debito di medio-lungo termine. Debito di medio-lungo termine vuol dire non i soliti 18-24 mesi, ma almeno 60-72 mesi. Tassi bassi, un'azienda ieri è stata finanziata all'1%, allo 0,9, all'1,2. E l'altra cosa, possibilmente preammortamento di un anno, due anni, tre anni, così pagate solo gli interessi e rilasciate il più la possibile la liquidità fino a che, insomma, tutta questa bufera non sia passata. Gaetano dice, incassi, bel problema, ma come si fa a chiedere soldi o peggio non servire bar e ristoranti, clienti da anni dopo più di due mesi di chiusura? Risposta. Qui entriamo anche nell'etica, ok, di natura imprenditoriale e sociale, nella quale io credo molto, e ricordiamoci che le imprese, a partire dagli imprenditori, sono fatte da persone, ok? Se l'impresa si può permettere di dare una mano e di fornire, come si parlava oggi con un'azienda, diciamo delle condizioni, delle dilazioni di pagamento in modo tale da poter sostenere l'apertura di queste strutture, perché non farlo, ok? Dall'altra parte c'è la necessità di mantenere un equilibrio finanziario tra entrate e uscite, in modo tale che chi sta prestando, no, un favore a qualcuno oppure lo sta agevolando, dall'altra parte non vada nel baratro, non debba andare in banca per sostenere altre aziende. Però l'idea è, dopo ne parliamo, proviamo a lavorare sulle condizioni di pagamento, proviamo a lavorare per darci tutti una mano. Parlando di riserve auree, viene fatta questa osservazione, non devono essere considerate a livello europeo per il discorso della moneta unica? Quindi cosa significa che siamo coperti se non possiamo battere moneta? La risposta è questa, noi abbiamo una banca centrale europea, okay, che disciplina quello che è lo stato di salute economico-finanziario a livello continentale Europa. Dall'altra parte ogni stato, ok, se lo può permettere, e noi in Italia, come vedete, ce lo possiamo ampiamente permettere, perché abbiamo un quarto delle riserve auree dell'intera zona euro, se lo può permettere, può e deve conservare lingotti d'oro, oro, all'interno delle proprie banche per poter avere che cosa? Il controvalore in moneta, in oro, scusate, la moneta circolante. Quindi, anche se noi non possiamo stampare moneta, perché abbiamo delegato alla Banca Centrale Europea il tema della gestione di tutta l'economia continentale, comunque sia abbiamo necessità di mantenere salda la posizione in termini di riserve e noi ce lo possiamo permettere, come vedete, quindi sono due cose separate, non per forza connesse. Perfetto. Un'altra domanda, ce ne sono tantissime, per cui temo che non riusciremo purtroppo a dare risposta a tutte, ma come l'altra volta ci impegniamo semmai a farvi pervenire anche per iscritto se i tempi non ci sono. Buonasera professore, come si può orientare un imprenditore nella battaglia dei prezzi della sanificazione? Saranno pubblicate tabelle, o e listini di riferimento? La risposta è che, come è accaduto già nel mondo delle mascherine, eccetera, è necessario un minimo di regolamentazione per evitare lo sciacallaggio, no, da parte di soggetti XYZ. Dall'altra parte siamo in un mercato libero, quindi diciamo pensare che tutto debba essere regolamentato come i tempi
del comunismo con Lenin e Stalin diventa un po' difficile. Quindi la mia idea è un'idea di buon senso, cioè quella di dire chiedo un fornitore, chiedo un altro fornitore, chiedo un altro fornitore, confronto i prezzi e vado da quello che mi sembra più onesto con il rapporto qualità-prezzo più congruo. È chiaro che in questo momento siamo un po' lasciati a noi stessi, quindi dobbiamo imparare a difenderci. Chi fa impresa è abituato, quindi credo che non ci saranno grosse difficoltà. Usare il buon senso è la parola d'ordine. Direi di andare avanti sull'ultimo pezzo e poi se ci sono altre domande, in modo tale che così possiamo anche chiudere in tempo, perché so che ci sono alcuni imprenditori scalpitanti che vogliono vedere la parte finale. Allora, la parte finale, diciamo, mi concentrerei solo su due slide. La prima è questa, cioè che cosa succederà ai fondamentali di impresa, cioè ricavi, pagamenti, investimenti, eccetera, eccetera. Una regola banale, semplice, ma da attuare rapidamente. La prima è questa. Dovete blindare, ripeto, blindare i conti aziendali. Vuol dire sapere esattamente ogni mese come vanno entrate, uscite, ricavi e costi. So che le imprese italiane non sono abituate spesso a farlo, ma se non lo fate, in questo momento rischiate di saltare in aria, anche se avete molta liquidità. Perché ricordatevi che le imprese, sono come delle bellissime Ferrari, riescono a ingurgitare denaro a una velocità incredibile e quando poi non andiamo nella direzione giusta e ci servono soldi, non sempre le banche saranno disposte a darceli a dei tassi di un certo tipo. Quindi, questa è la prima cosa. Altra cosa fondamentale, oltre a rinegoziare il debito, tutte le cose che già sapete meglio di me, è necessario proiettare gli scenari da qui a fine anno. Cioè, che cosa succede se va tutto male, va tutto mediamente o va tutto molto bene. Senza degli scenari, non sappiamo quanti soldi chiedere in banca, non sappiamo come ci dobbiamo comportare con i clienti, eccetera, eccetera. Vado veloce su un'altra cosa, mi raccomando, state attenti agli investimenti, nel senso che questo non è il momento di investire, questo è il momento di essere molto conservativi, di difendere la liquidità, di stare molto attenti anche al posizionamento di prezzo che avete e possibilmente di lavorare su delle dilazioni di pagamento piuttosto che di altre questioni che conoscete meglio di me per avere un minimo di aggressività in più sul mercato, per una ragione, perché anche se oggi voi doveste servire la Apple, la Ferrari, eccetera, tutte le aziende sono molto conservative nello spendere soldi, siano esse aziende che stanno bene, siano essi privati, eccetera. Quindi imparate questa cosa, perché l'altro giorno si discuteva con un'azienda che ha oltre 10 milioni in cassa e ha detto: noi con i fornitori trattiamo comunque fino alla morte, nonostante facciamo 20 milioni di fatturato e abbiamo 10 milioni di euro in cassa e non abbiamo un debito, perché in questo momento abbiamo paura che il 2021 avrà per noi dei risvolti molto negativi a livello di fatturato, che i dolori che non vediamo oggi li vediamo nel 2021. Quindi occhio su questa cosa. Vado veloce su questa invece, e cioè abbiamo notato con i colleghi che le imprese che non si muovono rapidamente e lucidamente in questo periodo, come nella crisi che fu, a cambiare le modalità con cui competono su questi 9 pilastri, e in particolare i canali di vendita, in particolare le relazioni con i clienti, e in particolare le politiche di pagamento, cioè che non cambiano velocemente il loro modello di business e lo adattano a quella che è la situazione, rischiano di essere fagocitate. Le aziende invece che velocemente si adattano, un po' come ci disse il nostro amico Darwin, no? Non vincono quelli che sono più forti, ma quelli che si adattano più velocemente ai cambiamenti, quelle che si adattano meglio riescono paradossalmente ad avere addirittura una migliore risposta rispetto ai tempi pre-Covid. Quindi poi le slide ve le lascio così ve le leggete con calma, fatevi queste domande e datevi le risposte. Chiudo con la slide delle slide, e cioè, ma cosa ci aspetta dopo la crisi? Beh, allora, sicuramente dovremo lavorare tanto e, come ho già avuto modo di dire, io non vedo nessuno scenario a L, ma vedo tre scenari di ripresa economica. In particolare, lo scenario in cui credo di più è quello centrale, che adesso vi spiego, ma passiamo prima a quello di sinistra, la ripresa V, che non sta per V per vendetta, ma vuol dire che cosa? Si va giù velocemente, si riva su a livello aggregato, a livello mondo, altrettanto velocemente. Questa cosa, in realtà, con un'economia stabile entro dicembre 20, per me e per i miei colleghi che studiamo dalla mattina alla sera il sistema economico, non è così percorribile come ipotesi. Quella che vediamo percorribile e sinceramente che io auspico è quella centrale, ripresa U. Cosa vuol dire?
vuol dire che si andrà giù molto velocemente, cosa che purtroppo abbiamo già sperimentato, l'avete visto, e che si ritornerà su molto lentamente, ok? Con una situazione che sperabilmente a livello aggregato diventerà stabile attorno a marzo 2021. Attenzione però, l'Italia è storicamente molto più lenta degli altri paesi a ritornare su. Quindi per il contesto italiano vuol dire che sicuramente ci sarà un rimbalzo nel 2021, ma avremo grossi problemi di competitività se non ci siamo mossi bene in questo lasso temporale fino almeno alla fine del 2021, inizio 2022. Quindi muoviamoci bene a serrare i conti e capire bene come rispondere alle domande di cui vi dicevo, se no c'è un bel problema a livello aziendale, non solo, direi sistemico. Chiudo con la ripresa W, ripeto, non cito la ripresa L, che vuol dire andiamo giù e non ci riprendiamo mai. Quindi direi che non è il messaggio da dare il 7 maggio alle 19.46, perché altrimenti gli imprenditori scappano e poi chi produce valore, visto che in questo paese sono gli imprenditori che portano avanti il baraccone. Direi che la ripresa W cosa vuol dire? Vuol dire che si va giù, si torna su, causa nuova ondata Covid, ci potrebbe essere, ahimè, una nuova caduta nell'abisso. Questa cosa farebbe sì che l'economia si stabilizzerebbe in un lasso temporale molto lungo, con delle conseguenze letali per interi sistemi economici, non solo nazionali, ma direi continentali. Speriamo che non avvenga questa cosa, speriamo insomma di poter stare in uno scenario intermedio che per ora sembra quello più probabile. Chiudo quindi il mio intervento e se ci sono domande da Valentina, che ringrazio. Ne abbiamo assolutamente. Sergio dice: secondo me questo Covid farà capire agli italiani intelligenti che è molto meglio stare e comprare prodotti italiani, facendo aumentare l'economia e limitando il rischio di portarci problemi dall'estero. Fu sempre la Cina anche nel 69-70 con l'influenza arrivata da loro, puntini puntini puntini. Sono d'accordo, assolutamente. Dico una cosa che sembra un po' antipatica, però secondo me va detta. Noi diciamo di comprare italiano, ok? Ma quanti conoscono davvero l'economia italiana e conoscono davvero queste potenzialità straordinarie che è questo paese? E conoscono l'economia dei territori, del comune dove si vive, di quello che c'è all'interno della bottega del comune, della via, o di regioni o micro aree piccole, penso alla Valtellina, che è un luogo straordinario, che è un microsistema bellissimo, dove c'è tutto, dove le imprese si danno una mano tra loro, e che spesso non è così dipendente dall'estero, perché no, per forza di cose, anche a livello geografico, sono per forza costrette a doversi autoalimentare. Io penso che l'Italia debba ragionare in questo modo. Io non sono per un modello autarchico, sono per un modello sicuramente aperto, però aperto in primis tra di noi. Diamoci una mano, ma per darci una mano dobbiamo conoscere le risorse del paese, altrimenti andiamo in Cina a comprare, che è la cosa più semplice. Assolutamente. Danilo chiede: lei pensa che sia una buona idea investire nel mercato immobiliare? La risposta è: se in questo momento volete fare un affare nell'immobiliare, non è il momento per farlo. Nel senso che l'immobiliare avrà un crollo enorme. Adesso non vorrei, diciamo, fare quello che diciamo da dei consigli troppo specifici sull'immobiliare, ma l'idea è questa: il crollo dell'immobiliare non è ancora avvenuto, avverrà da qui ai prossimi 12-24 mesi, i prezzi scenderanno tanto, ci sarà un crollo soprattutto in luoghi che non sono Milano in centro, ma luoghi di altro tipo, i prezzi terranno solo ed esclusivamente nelle grandi città, penso a Milano, penso nelle zone centrali di Roma, eccetera. Se si vuole comprare, è meglio investire più avanti per poi sfruttare la ripresa che ci sarà. In questo momento i prezzi sarebbero ancora ingiustificatamente alti rispetto a quello che sarà nei prossimi mesi, addirittura anni. C'è chi interviene dicendo: personalmente credo che l'Italia vedrà quest'anno un boom del turismo nazionale mai visto negli ultimi 30 anni. Mi sbaglio? La risposta è: lo speriamo tutti. È chiaro che bisogna anche vedere se ci saranno le condizioni per farlo. Sicuramente il turismo locale, no, in zone limitrofe, sarà quello che andrà per la maggiore, anche perché probabilmente non si potrà uscire dal paese. Quindi sicuramente sì, lo speriamo tutti, ma comunque vi assicuro che sarà molto meno di quello che noi pensiamo, perché le persone hanno paura e anche perché sperabilmente dovremo anche lavorare quest'estate per recuperare tutto il prodotto interno lordo che abbiamo bruciato.
Assolutamente. Questa non è una domanda, ma è una bella osservazione per cui la porto con piacere. L'Italia è un paese meraviglioso con tutto. Se fossimo gestiti con serietà come fanno le formiche, non ci batte nessuno. Noi siamo Sono d'accordo, ma la mia provocazione è: iniziamo a gestire bene le nostre aziende, ok? Iniziamo a gestire bene le nostre aziende. Quando avremo imparato a gestire bene le nostre aziende, pian piano, se tutte le aziende saranno gestite bene e quindi creeranno tanta ricchezza come già la creano oggi, staremo ancora meglio. Ezio chiede, cortesemente, può darci qualche consiglio su come poter riprogettare il nostro business? Sicuramente sì, sarà però oggetto di un prossimo incontro a questo punto. Quello che posso dire io è iniziate a rispondere alle 9 domande della slide che vi mostro qui. Ok, una cosa certa è non possiamo più pensare di vivere nel mercato che fu prima del Covid. Il mercato è cambiato, nel senso che non è che dobbiamo offrire prodotti e servizi nuovi, ma probabilmente ci sono nuovi bisogni, ci sono nuove realtà di business che si stanno affermando grazie a questi bisogni, ci sono nuove modalità relazionali con cui bisogna stare al fianco dei propri clienti, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe parlare un anno di come riprogettare il modello di business. Io quello che però dico è iniziamo da queste 9 dimensioni che ho proiettato, che sicuramente sono la base di partenza per poter fare delle riflessioni in azienda. Assolutamente. Direi di riportare questa richiesta più che altro di Antonella come anche per avvicinarci alla conclusione. Antonella chiede molto semplicemente, la prego ci tiri su di morale, altrimenti dopo i dati esposti uno si deprime. Allora, vi posso dire che il 2021 sarà l'anno della riscossa, ci sono un po' di mesi da dove dovremo soffrire, ma iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Quello che dovete fare adesso è essere lucidi, stare sul pezzo, i capitani di impresa in questo momento non possono e non devono abbassare la guardia, ma devono valorizzare al massimo quelle che sono le opportunità emergenti. Quindi io direi che in questo momento l'imprenditore, quello vero, quello che ha voglia di fare, sia esso un uomo o una donna, si deve esaltare, perché è nel momento della difficoltà che esce fuori il genio italiano. Quindi io direi combattete e andate avanti, perché secondo me ce la farete. Io direi che ci sono tantissime altre domande. Ne leggo una che è arrivata in questo momento. In una fase di psicosi totale, questo webinar del professore ha dato un quadro preciso aziendale su opportunità e credo che siamo abituati ai cambiamenti. Forza tutti noi. Per cui per seguire assolutamente quanto stavamo dicendo. Io ho letto tante altre domande che non ho riportato perché per questioni di tempo non possiamo analizzarle. Sono anche molto specifiche del nostro settore, per cui ci metteremo noi in prima linea nei prossimi giorni, semmai confrontandoci con lei per dare risposta così dettagliata. Io direi che con questa ultima parte di positività, che è assolutamente concreta e legata comunque ad analisi oggettive, possiamo andare verso la conclusione di questo appuntamento, anche perché appunto sono 5 minuti alle 8. Io ci tengo davvero a ringraziarla, professore, per questo suo intervento, perché credo sia originale come punto di vista per quanto riguarda il nostro settore. Io spero che sia stato interessante per tutti i partecipanti. Leggendo quanto mi stava arrivando, direi di sì, almeno per la maggior parte. Io vi ringrazio tutti di essere stati qui con noi questa sera, perché insomma è sempre un piacere starvi vicini, anche se ancora distanti, ahimè. Vi ricordo il prossimo appuntamento, quello di giovedì prossimo, il 14 maggio, dove tratteremo effettivamente l'argomento della disinfezione, delle opportunità che si aprono legate a questa fase 2 del coronavirus. Lo faremo con la professoressa di microbiologia e con un ingegnere responsabile della ricerca e sviluppo di una tecnologia brevettata efficace veramente e molto interessante, per cui ci auguriamo possa essere di interesse anche il prossimo appuntamento. Veramente ancora grazie, grazie di tutto anche per quello che sto leggendo su Colchim. Io ringrazio davvero il professor Papa perché so che è impegnatissimo, grazie, ed è voluto essere qui con noi, per cui per noi è davvero un onore aver potuto condividere questo argomento economico che ahimè ci tocca dal vivo. Ma ce la faremo, sono d'accordo.
Grazie a tutti, buona serata e a presto per i prossimi appuntamenti. Grazie, buonasera. Arrivederci, grazie mille.